Bene, allora siamo pronti per il nostro advisory update, per il nostro approfondimento della mattinata e torniamo a parlare di microchip, di semiconduttori, quegli oggetti così preziosi per i cellulari, per i computer, i tablet, per le automobili, per gli aerei, insomma un utilizzo piuttosto ampio, oserei dire smodato, e su cui c'è però una crisi che prosegue da diverso tempo, vuoi per la difficoltà di ottenere questi chip in massa importante, vuoi anche per la crisi di chi li produce, prima la Cina e adesso soprattutto Taiwan, e una crisi che sicuramente si è abbattuta sull'Unione Europea che insomma fino ad oggi ha sempre dovuto in qualche modo importare questi importanti oggetti. Fino a un annuncio che è stato fatto, insomma, proprio in questi giorni, con l'obiettivo da parte della Commissione europea di far diventare l'Europa un polo mondiale per la costruzione di chip e semiconduttori. Così, insomma, non andiamo più a dipendere da nessuno. E di questo si è occupato il nostro ospite che è qui in studio e che saluto, Paolo Balduzzi, editorialista del Messaggero e non soltanto, insomma, anche professore all'Università Cattolica. Paolo, buongiorno, ben trovato. Buongiorno. Allora, peraltro, insomma, l'editorialista del Messaggero l'abbiamo citato, che ha dato, diciamo, la bomba del giorno, e cioè l'interessamento forte di Unicredit nei confronti di Banco BPM, e quindi abbiamo Banco BPM che non ha fatto prezzo perché, insomma, ci sono troppi acquisti, e quindi, insomma, se ne parlerà nel corso di questa giornata. Ma questo è un altro tema sicuramente interessante perché ci riporta anche un po' alla questione della crisi energetica e di come la dipendenza dall'estero stia frenando non solo l'economia italiana, ma proprio di quella dell'Unione Europea. All'improvviso ecco che spunta lo European Chips Act, da non confondere con un altro, diciamo così, prodotto che specie in maniera anglofona viene denominata appunto chips. Però di cosa si tratta e qual è il tuo commento, insomma, a fronte di questo annuncio che forse è arrivato anche un po' così a sorpresa? Sì, direi a sorpresa per i tempi, nel senso che forse ci dimentichiamo che nel 2019, a fine novembre del 2019, quando Ursula von der Leyen si è presentata al Parlamento europeo come nuovo presidente, per essere votata nuovo presidente della Commissione europea, ha presentato questo piano di investimenti. Il Green Deal europeo che ci avrebbe portato l'Europa entro il 2030 a una fase di transizione energetica e ecologica e anche tecnologica. Naturalmente tutti questi soldi che erano stati previsti poi sono stati riversati nel recovery plan europeo, ma come si legge nelle regole di questo recovery plan, gran parte di questi soldi sono proprio per la transizione tecnologica, per la transizione ecologica anche. Quindi sono stati leggermente modificati, ma l'idea di base era sempre quella, e l'idea di base era anche quella di diventare sempre meno dipendenti dall'estero per questo tipo di tecnologie, quindi la costruzione di semiconduttori e chiamiamoli microchip, così non ci Così, confondiamo con le esatto. più famose chips dei pub inglesi. Quello che stupisce è il fatto appunto che in un procedimento sicuramente di lungo periodo, proprio adesso arrivi questa notizia, probabilmente secondo me è guidata anche dal fatto che il tema della dipendenza dall'estero, vuoi a causa della pandemia, ma vuoi anche un po' a causa delle crisi diplomatiche, la geopolitica, in particolare guardando all'est, i rapporti tra Europa, Stati Uniti, Cina, Russia, eccetera, eccetera, hanno portato appunto a una forte crisi dal punto di vista in questo preciso momento energetico. Quindi una strategia per, da un lato, con le diplomazie politiche, per mantenere comunque buoni rapporti un po' con tutti, dall'altro la necessità di diversificare. Se ho capito bene, l'ho colto questa mattina in rassegna stampa, Macron, che è in campagna elettorale per essere confermato alle elezioni presidenziali in Francia, ha annunciato come tema per vincere le elezioni la costruzione di Centrale diverse nucleare. centrali nucleari.
Questo lo differenzia molto, per esempio, dal nostro paese, dove forse se vuoi vincere le elezioni non è che metti il tema sul... Esatto. Quindi il tema della differenziazione energetica, o a livello nazionale o a livello continentale, c'è già. Probabilmente l'Unione Europea si è anche resa conto che un altro problema poteva essere proprio quello di altre materie prime, in questo caso i chip e i semiconduttori. Non è che l'Unione Europea su questo non faccia ancora niente, il piano però è quello di raddoppiare la sua quota di mercato nei prossimi 8 anni, quindi passare da circa l'8% al 20%, un'idea decisamente molto ambiziosa. Sul tavolo ci sono 43 miliardi di euro, che sembrano tanti, però forse a livello continentale non sono così tanti, o vengono concentrati, come dire, tutti in pochi poli di produzione, e allora effettivamente stiamo parlando di un buon investimento. Altrimenti, se facciamo un po' la media coi paesi, siamo a un discreto bonus energetico, perché le cifre sono quelle. Vedremo cosa succederà. Insomma, si parla in maniera molto, diciamo così, ottimistica di un nuovo potenziale, insomma, hub tecnologico e strategico che ci renderebbe meno dipendenti dalle produzioni straniere, ma insomma, forse non è che è veramente troppo ambizioso, cioè è un programma, è un progetto, ovviamente adesso qui stiamo parlando, non dico del niente, ma comunque di un'idea e di un progetto che ovviamente se andrà... se si realizzerà lo farà nel lungo periodo, però suona quasi strano, no? Immaginarci hub tecnologico su questo, su questi, per quanto riguarda questi microchip, insomma, è davvero un modo per in qualche modo rivoluzionare, insomma, la nostra dipendenza dall'estero e la nostra produzione su questo fronte. Abbiamo una tradizione industriale che è, come dire, di tutt'altra storia, no? Pensiamo alle acciaierie, per esempio, la Germania, anche l'Italia, però per esempio pensiamo alle automobili. L'industria delle automobili in Europa è tradizionalmente piuttosto forte. Proprio l'industria delle automobili però è fortemente in crisi in questo periodo, perché la transizione all'auto ecologica, chiamiamola così, poi non apriamo le mille parentesi che si possono aprire sul tema, però è fortemente condizionata proprio dal fatto che la transizione rischia di creare un sacco di chiusure di disoccupati nel nostro paese e anche in altri paesi in cui questa industria è molto forte. Quindi, ne è parlato anche di alcune aziende come Bosch che realizza componenti per auto di questo tipo, le auto ecologiche, e si parla insomma di crisi piuttosto forte, insomma, con diversi lavoratori, se non quasi tutti, lasciati a casa. Questo nella provincia di Bari ed è uno dei colossi del settore. Chiusa parentesi, ti ho interrotto. No, hai fatto bene, perché è proprio la componentistica a subire la crisi maggiore. In alcuni paesi, Francia e Germania, lo Stato si è già mosso, in Italia si sta muovendo solo adesso. A me sembra corretto che, visto che uno degli elementi principali su cui basare questa transizione a livello automobilistico è proprio il semiconduttore, che ci si organizzi anche a livello continentale. Certo, sarebbe una novità, però mi sembra una mossa strategica. Quando si fa un investimento, cioè se tutti gli investimenti andassero a buon fine, allora saremmo tutti ricchi sostanzialmente, perché no? E invece sono scommesse. Mi viene in mente un po' una immagine calcistica che fa quella di Ronaldo, no? Dicono quale che dei due? Ronaldo l'ultimo, non l'ultimo. Il fenomeno, okay, ma okay. Cristiano. La Juventus non ha vinto la Champions League con Cristiano Ronaldo, quindi è un investimento che è andato male e quindi non avrebbe dovuto farlo. Non lo so, perché l'ambizione era forte, no? Quella di vincere, diventare una grande squadra a livello europeo. La scommessa è stata fatta, è andata male, ma se non avesse fatto questa scommessa probabilmente sarebbe, come dire, rimasta una squadra di visione nazionale, provinciale, quello che vogliamo. È stata fatta una scommessa, non è andata bene, perlomeno per quanto riguarda i traguardi sportivi, per quanto riguarda i conti aziendali, è tutto un altro discorso.
E quindi ha fatto davvero male a farla? Non lo so, non lo so, non credo. Stesso discorso, è chiaro che ci si augura per il bene di tutta l'industria europea in particolare che la scommessa e l'investimento dell'Unione Europea vada a buon termine, potrebbe però non essere così, ma io credo che la visione, perlomeno la visione, che è la cosa importante in questo momento, sia corretta. Poi il mondo cambia anche piuttosto velocemente, come ci siamo resi conto negli ultimi anni, ma lo sapevamo anche prima, insomma, e la tecnologia è in continua evoluzione, quindi insomma è piuttosto facile che sulla tecnologia un po' di scommesse vadano male. Se prendiamo magari i nomi anche delle grandi aziende tecnologiche che producevano cellulari 10 anni fa, magari adesso non sappiamo più neanche chi sono. Penso a BlackBerry, per esempio, no? È un attimo, no? O anche Nokia, no? Tutti ce l'avevano 20 anni fa. Ce l'avevamo tutti il Nokia in tasca e adesso il Siemens anche possiamo anche, no? Sulla tecnologia gli investimenti sono sempre molto molto rischiosi, ma se nessuno si prende il rischio è peggio. Dichiarazione di Ursula von der Leyen in questo senso, quando di fatto ha annunciato, insomma, io adesso sono su agi.it perché poi l'argomento è stato trattato ovviamente su diversi media, questa è un'agenzia, l'UE approva il Chips Act, l'accordo permetterà di raddoppiare la produzione dei semiconduttori entro il 2030, la prossima rivoluzione sarà nel nostro continente, aggiungendo l'Europa il continente dove tutte le rivoluzioni industriali sono cominciate e può essere la casa anche della prossima rivoluzione industriale. L'Europa costruirà partnership per la produzione di chip con i paesi con cui la pensiamo allo stesso modo, come gli Stati Uniti o il Giappone, che vadano a garantire un equilibrio tra le dipendenze e l'affidabilità. Io notavo come la crisi del microchip, tra l'altro, altre cose, abbia colpito in particolare Taiwan, che è la prima, no? Per un motivo, lo dicevo anche poco fa in diretta, un paio d'ore fa, quando abbiamo iniziato. Uno dei motivi principali è il cambiamento climatico, perché viene utilizzata una quantità smodata di acqua per pulire questi microchip prima che vengano messi appunto sul mercato. Una quantità d'acqua talmente tale che la siccità più estrema che si è abbattuta proprio nel 2021 su Taiwan ha ridotto in maniera piuttosto importante, e quindi la possibilità di rispondere, insomma, alle richieste del mercato è stata molto ridimensionata. Poi ci aggiungiamo i colli di bottiglia, l'inflazione, eccetera eccetera, ci siamo fatti. C'è anche il canale di Suez, per non farci mancare il canale niente. Di Suez, certo, e insomma ci siamo fatti un'idea. Se è vero, insomma, che effettivamente il cambiamento climatico sta andando a impattare sull'attività di tutti i giorni, e questo può essere uno degli esempi, diciamo che l'Unione Europea non subisce meno scossoni, no, su questo fronte dal punto di vista climatico. Poi è ovvio che le alluvioni, insomma, ci sono ovunque, per citare una calamità generica. Però ecco, forse c'è anche quest'altro aspetto che magari è secondario, ma che potrebbero aver considerato, insomma, non si rischia la volatilità anche meteorologica del vecchio continente. È un buon punto, però se pensiamo, gran parte delle aziende tradizionali, anche in acciaieria ci vuole un sacco di acqua, no? Per esempio, e tante aziende sono nate o in riva al mare in Italia, oppure lungo i grandi fiumi. In riva al mare non credo ci siano problemi, ma lungo i grandi fiumi, pensiamo alla Germania per esempio, lungo i grandi fiumi. E lì sì che il cambiamento climatico probabilmente qualcosa può dire, perché i fiumi prendono l'acqua dalla pioggia e dai ghiacciai, e quindi non è che la portata dei fiumi sia sempre garantita, per esempio. Quindi questo, dal punto di vista, diciamo, logistico, questo potrebbe essere un tema strategico per la localizzazione dei nuovi impianti. Io poi,
chiaramente c'è sempre un po' di propaganda, ma non parlerei di ennesima rivoluzione industriale, perché non è che li abbiamo inventati noi i chip e semiconduttori. Un conto quando introduci il vapore nella meccanica industriale, quella sì che è una grande rivoluzione, ma in questo caso diciamo una rivoluzione nei rapporti politici ed economici con gli altri paesi, certo, contrastare la dipendenza strategica, tecnologica, energetica, alimentare, questo sì che è una rivoluzione, ma una rivoluzione industriale non direi. Si può parlare di rivoluzione industriale magari accennando, cioè declinandola al digitale. Il digitale comunque, vedi anche insomma la questione del PNRR, che pare che la maggior parte dei fondi andranno in quella direzione, però anche lì insomma non è che ci sia, non è che non siamo in prima linea, esatto. Su questo fronte leggevo anche altre, peraltro parlavamo di una che è comunque un obiettivo nel lungo periodo, tant'è che sia l'obiettivo è di raggiungere nel 2030 il 20% della quota di mercato globale della produzione di chip dal 9% a oggi, quindi si tratta di più che raddoppiarlo nel giro di 8 anni, insomma, pur rimanendo appunto a quota sul 20%. Inoltre, insomma, quindi evidentemente, come abbiamo già detto, rendere l'Europa un leader industriale in questo settore strategico, a questo punto ci sarebbe anche un rilancio importante della ricerca su questo, da questo punto di vista. Viene segnalato quest'altro dato dal Sole 24 Ore: nel 2020 oltre 1000 miliardi di microprocessori sono stati prodotti nel mondo, 130 chips per persona, sembra quasi che non ne abbiamo bisogno così tanti, ma evidentemente va così. Poi tuttavia per i colli di bottiglia negli approvvigionamenti dell'Asia, parlavamo poco fa, la produzione delle sole auto nel 2020-2021 è calata di un terzo in alcuni paesi. Sulla ricerca è un altro, no, tema diciamo desolante, che riguarda forse più l'Italia in generale che l'Unione Europea, ma comunque un tema piuttosto sentito. Alcuni paesi dell'Unione Europea tradizionalmente subiscono il fatto per esempio di non vedere riconosciuti o non vedere effettuati sufficientemente investimenti in ricerca, altri invece sfruttano queste crisi investendo e attraendo anche diciamo, i talenti, no, per non chiamarli cervelli, dalle altre nazioni. Ci possono essere due ricadute positive di tutto questo sulla ricerca. Da un lato l'attrazione anche dall'estero, Stati Uniti, Giappone, ma insomma tutto il mondo, Cina stessa, insomma, se li paghiamo di più i ricercatori vengono qui, quindi di conoscenze che arrivano dall'estero, ma queste possono naturalmente contaminare anche l'ambiente europeo, e quindi mi auguro anche un aumento delle competenze degli stessi ricercatori delle nostre nazioni, ecco. Quindi dal punto di vista, come dire, dei vantaggi di questa operazione metterei sicuramente anche questo, l'attrazione di nuove competenze scientifico-digitali. Perfetto, perfetto. Peraltro, insomma, continuo a leggere, Bruxelles vuole migliorare la leadership tecnologica europea puntando sulla ricerca. In conferenza stampa la vicepresidente della Commissione, Margrethe Vestager, non so dove vada l'accento, ha citato il ruolo nella ricerca di due paesi, insomma, che forse non dico che non te l'aspetti, però uno è il Belgio e l'altro è la Lituania, dove evidentemente, insomma, gli investimenti della ricerca sono maggiori. E poi qui mi sposto su Rai News, che ci proprio nello specifico il passaggio, insomma, l'intervento di Ursula von der Leyen: il Chips Act europeo cambierà le regole del gioco per la competitività globale, investimenti, come diceva Paolo, per 45 miliardi che si aggiungono ai 30 miliardi pianificati dal Next Generation EU. Infine dice: questi fondi sono accompagnati da ulteriori investimenti privati a lungo termine, che poi sono gli stessi investimenti privati che l'Unione Europea dovrà cercare di calamitare dopo aver scelto che nucleare e gas
possono far parte della transizione energetica. E infatti la Francia, quando ha visto che è arrivato il via libera della tassonomia UE, ha annunciato, ne parlavamo prima, sono qualcosa come poco meno di 20 centrali nuove entro il 2050. La proiezione credo sia questa, insomma un bel obiettivo di lungo termine. L'ordine di grandezza è quello, anche io non ricordo il numero preciso, ma una quantità, forse perché ragioniamo in termini, come dire, nazionali, parlare di 20 nuove, o anche fossero anche solo tra 15 nuove centrali nucleari in un paese che non ne ha, e le poche che aveva le ha chiuse, le sta smantellando, è sempre un numero esagerato. C'è da dire che è vero che c'è molta resistenza ideologica nel nostro paese sul tema. Sì, chiudere per dire le centrali dopo il referendum tipo i fine anni 80, quando la Francia ne aveva una marea ancora attive. Ma parecchi paesi che confinano col nostro. Anche la Germania ai tempi era ancora attiva. Il territorio effettivamente è diverso. Se mi si pone la questione del nucleare su i pericoli del nucleare, non riesco a seguire la discussione, appunto perché i pericoli del nucleare li avremmo passivamente anche da eventuali disastri nelle nazioni vicine. Ma se si pone il problema su dove facciamo queste centrali dal punto di vista proprio del territorio ideale, deve essere un territorio non a grande rischio sismico, deve essere un territorio non a rischio idrologico, allora insomma ci sono già un sacco di industrie farmaceutiche, no, che sono state messe in questi territori dove i rischi sono inferiori. Adesso ci dovremmo mettere, gioco forza, anche le centrali nucleari. Quindi è chiaro che dal punto di vista della penalizzazione, tra virgolette, di alcuni territori si pone un problema politico, secondo me, che è rilevante. Cioè, noi non le possiamo fare dove vogliamo le centrali nucleari. In Francia è più facile, no? È decisamente più facile. Certo, sarebbe bello, insomma, questa... Come lo era anche in Germania, d'altra parte. Come anche in Germania, decisamente. Il tema energetico dovrebbe essere in qualche modo più centralizzato, forse a livello europeo. Ci sono naturalmente delle strategie europee, per esempio il gas che arriva in Puglia dall'Azerbaigian, no, attraverso la TAP, non fornisce solo l'Italia ma fornisce anche altri paesi europei. Ci sono questi corridoi energetici, però anche per la dislocazione, per esempio, non so come risolverla a livello politico, ma probabilmente a livello economico è più facile da risolvere. Centrali italiane in un altro paese. Perché la decentralizzazione è esatto, qualcosa del genere. Produciamo auto italiane in Polonia, per dirne una, possiamo produrre l'energia italiana nel Mare del Nord o in Francia. O in Francia direttamente, esatto. Prima di chiudere e completare la questione del piano, appunto, dell'iniziativa, insomma, europea sugli European Chips Act, 5 obiettivi, ha spiegato Ursula von der Leyen. In primo luogo la ricerca su un campo in cui l'Europa eccelle già, ne abbiamo parlato, ci concentreremo su transistor piccoli ed efficienti dal punto di vista energetico e tecnologie dirompenti per l'intelligenza artificiale. Secondo, terzo obiettivo, innovazione industriale, la creazione di impianti di produzione avanzati che comportano enormi costi iniziali, pertanto cerchiamo di adattare le nostre norme sugli aiuti di Stato a condizioni rigorose. Poi sostegno alle aziende più piccole e innovative per trovare dipendenti con giuste competenze, parlavamo appunto di nuove e giuste competenze, partner industriale, finanziamenti azionari. L'ultima priorità, la sicurezza delle catene di approvvigionamento, altro tema che continua a essere attuale e che ha causato, insomma, anche il rialzo forte dell'inflazione. Nessun paese può essere del tutto autosufficiente, l'Europa lavorerà sempre per mantenere i mercati globali aperti e connessi.
anche per affrontare le strozzature che rallentano la crescita anche europea, e quindi partnership sui cibi, lo dicevamo anche poco fa, come con gli Stati Uniti e il Giappone, ma la chiave sarà negli innovatori europei, nei nostri ricercatori di livello mondiale, nelle persone che hanno fatto prosperare il nostro continente nel corso dei decenni. Questo è insomma il tema dell'Europa nuova Silicon Valley. Che cos'è l'European Chips Act? Abbiamo provato a rispondere. Nuova Silicon Valley, l'Europa lo diventerà sì o no? Speriamo di sì. Speriamo che la prossima Silicon Valley non sarà più chiaro, cioè l'antonomasia diventerà, che ne so, l'Europa, esatto. L'Europa e non più la Silicon Valley. Gli cambiamo nome. La scommessa è quella di sostituire l'antonomasia della Silicon Valley. Esatto, troveremo anche un nome adatto per l'eventuale nuovo hub appunto tecnologico dell'Europa. Grazie a Paolo Balduzzi, editorialista del Messaggero, grazie per essere stato qui con noi, alla prossima. Grazie a voi, buona giornata.